Siamo con il dottor Grandi, medico di medicina generale, che è qua per parlarci di un problema che riguarda la guardia medica, il luogo in cui svolge il suo servizio. Ci vuole raccontare che cosa sta succedendo? Il servizio di guardia medica, che a mio avviso funziona in modo molto efficiente grazie alla professionalità e alla competenza degli operatori che vi operano, qui a Voghera svolge prestazioni esclusivamente domiciliari su richiesta dell'utente. Non svolgiamo attività ambulatoriale in quanto la postazione di Voghera non è dotata di ambulatorio. Lei ha preso a cuore questa situazione, da chi le è stata segnalata? Mi è stata segnalata da un gruppo di cittadini, come al solito, perché noi essendo un movimento civico da strada, la gente quando ha un disagio, non so per quale motivo, mi comunica la problematica. Mi hanno raccontato che alcune persone si sono recate presso la postazione della Guardia Medica di Voghera credendo che ci fosse un servizio ambulatoriale, in realtà i medici li hanno dirottati alla vicina Casteggio. In genere il cittadino capisce, ecco, soprattutto se si tratta di cittadini dotati di mezzo proprio che possono accedere a Casteggio, però spesso si sono verificati casi in cui vi erano cittadini sprovvisti di mezzi, per cui non potevano accedere agevolmente presso la sede di Casteggio. Il servizio di guardia medica è un servizio gestito dall'ASL di Pavia, che è competente per quanto riguarda l'organizzazione, ecco, sulla base ovviamente di quelle che sono le direttive regionali e sulla base di quella che poi è l'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Io penso che siamo sempre alle solite. Io ho combattuto e credo che la città di Voghera sia, come negli anni 50, il punto di riferimento per l'Oltrepò Pavese, con i suoi 40.000 abitanti. Ma questa espressione, questo disagio conferma ancora una volta che la città di Voghera non è più questa città che ha questa identificazione. Per quel che so io, ecco, non c'è nessuna soluzione, in vista. Ecco. Ovviamente si fa di tutto in questa situazione anche per minimizzare il disagio degli utenti. Ecco. Da portavoce dei cittadini cosa si sente di chiedere? Beh, certamente che l'amministrazione possa fare una pressione all'ASL, che è di competenza appunto per questo disagio, e riesca a breve termine a trovare una soluzione.